Ciao a tutti e benvenuti a questa miniserie di tutorial. Io sono Fabio Cavaliere e sono un docente di Character Animation della Event Horizon School. Oggi parliamo di Walk Cycle. Eccoci in Maya. Allora, come prima cosa potremmo andare a settare il nostro progetto e a crearlo in realtà da zero. Quindi andiamo a creare il nostro progetto Walk Cycle. Walk Cycle Biker, perché il personaggio che prenderemo si chiama così, e nella cartella desktop Maya Progetti verranno create tutte queste sottocartelle, quindi dando accept e poi sotto file set project, cliccando sulla cartella relativa, dando set, adesso Maya va a riconoscere quella cartella come cartella di progetto e andrà a salvare direttamente all'interno di questa. Okay. Quindi andiamo a crearci la nostra prima, il nostro primo file di lavorazione. Mi piace salvare spesso, perché Maya purtroppo ogni tanto crasha. Andando poi su File, Reference Editor, possiamo andare a importare il nostro character. Il nostro character che... questo me lo porto qua, che potrebbe essermi utile per dopo, e questa cartella Rigs magari me la importo qui, così facendo così a livello di navigazione diventa, questi sono dei bookmarks di navigazione. Vado a selezionare il personaggio, nello specifico questo è un personaggio di Kilf Higgins, e suoi in rete potreste trovare anche Deadpool, War di Darksiders e Amazing Spider-Man. Sono tutti rig molto molto validi. Questo è uno specifico, invece non è free, è a pagamento. Ora, come prima cosa, quello che salta all'occhio è che sia tutto grigio, quindi andiamo a verificare premendo il tasto 6 se ci sono, se ci siano delle texture o meno. Ci sono delle texture che però non vengono riconosciute, quindi cliccando su una mesh andiamo a vedere nel tab relativo sotto la voce color, andiamo a vedere che c'è effettivamente un percorso per le texture, ma questo percorso non è sul mio computer, quindi Maya non può riconoscerlo. Andiamo quindi su General Editors, Windows General Editors e File Path Editor, e andiamo a selezionare le voci in questione da sostituire, da mettere a posto. Andiamo su Repath File, Browse, e sotto appunto la cartella del rig andiamo a selezionare la cartella relativa alle texture. Diamo un set, un repath, ed ecco che le texture vengono riconosciute. Ora, ogni character può essere settato da ciascun animatore in maniera differente a seconda delle preferenze che questo animatore ha. Questo è un character attraverso questa mascherina di selezione, disabilito alla selezione delle mesh, quindi mi interessa selezionare unicamente i controller. Dicevo, questo è un character al momento settato in IK, quindi lo metto in FK, almeno le braccia. Mi piace avere poi anche la testa in Word, è già così. La differenza sta nel fatto che avendo la testa in Word, muovendo il character verso il basso la testa non segua, mentre invece settando la testa in local, muovendo il busto verso il basso, la testa segue assolutamente il busto. Ok? Mi piace che la testa sia indipendente. Ok.